Grazie. Innanzitutto premetto che io ho lavorato alla Commissione di Bruxelles per tutta la mia vita, per 33 anni, sono tornata a Milano da soltanto da novembre. In effetti dirigevo il Dipartimento di Sicurezza Alimentare e Protezione del Consumatore. Quindi noi siamo, io, siamo i miei colleghi, responsabili di quelle leggi che gli interlocutori, chi è intervenuto prima ha un po' attaccato. Quindi io cerco di dare un po' l'altra faccia della medaglia e speriamo che alla fine voi abbiate una visione un po' meno, diciamo, un po' più equilibrata. Allora, innanzitutto, l'Unione Europea, quindi 28 paesi dell'Unione, hanno la sicurezza alimentare migliore al mondo. Non c'è nessun'altra parte del mondo dove il livello della sicurezza alimentare è quello in Europa. Ci sono i dati, mi spiace che non li ho portati perché mi avete un po' spiazzato con gli interventi precedenti. Cioè, se noi andiamo a misurare le infezioni alimentari, andiamo a misurare la presenza di contaminanti, la presenza di pesticidi, non c'è nessuna regione al mondo che è come l'Europa. Perché? Perché l'Europa dagli anni 90 ha fatto un lavoro pazzesco di scrivere, cioè preparare leggi. Questo in seguito un po' alle crisi che ci sono state della BSE, è vero, ci sono state delle grosse crisi, la BSE, il pollo e la diossina, ma la Commissione Europea ha proposto, il Parlamento, Patrizia von der Leyen, lo ha sempre sostenuto, noi vogliamo un livello di sicurezza che sia il migliore, che sia il più alto possibile, che sia assoluto. Tenete conto che quando si parla di alimenti, si parlano di cibi, si parla di sostanze vive, per cui il rischio zero non esiste, o mangiamo disinfettato, artificiale, ma se noi mangiamo qualcosa di vivo, un rischio c'è sempre. Però il rischio in Europa è gestito, è il migliore. E noi agiamo sulla base, tutte le leggi sono, come ha detto la collega Floriana, teniamo in conto il principio di precauzione, ma soprattutto noi ci basiamo su dati scientifici. Ora, il 98% delle leggi che regolano il settore agricolo alimentare sono decise a livello europeo. Vuol dire che la Commissione propone le leggi, il Parlamento e il Consiglio le adottano. Quindi la Commissione è una parte della responsabilità, la voglio condividere con il Parlamento europeo e con il Consiglio. Vi faccio una breve lista, tutto è regolamentato, a partire da come gli animali vengono tenuti nelle stalle, vengono trattati, cosa mangiano, come vengono ammazzati, cioè il macello, quello che si coltiva nei campi, cioè tutto è regolato, fino all'acqua minerale, cioè queste acque minerali sono autorizzate dall'Unione Europea, tutto l'imballaggio. Noi abbiamo, cioè, una massa di legislazione che nel campo di tutte le politiche, quella alimentare è la più numerosa, perché il settore è complicato e questo è un grande vantaggio. Vuol dire innanzitutto avere un livello omogeneo in Europa, ma poi avere questo grande mercato europeo, diciamo, che è costituito dai 28 stati membri e da 500 milioni di abitanti. Quindi chi ama mangiare locale, chilometro zero, benissimo, ma noi vogliamo avere anche un'agricoltura e un'industria che esporta in Europa e grazie alle leggi europee questo mercato funziona. Ora vi voglio fare qualche esempio per dirvi quanto siamo stati bravi tutti voi, grazie ai consumatori, grazie anche alla lobby forte dei consumatori. Prendiamo, vi do qualche esempio, pesticidi. Noi siamo l'unica zona al mondo che ha rivisto pesticida per pesticida tutti i dossier tossicologici, perché i pesticidi furono inventati negli anni 70-80 con la chimica. Noi nell'anno 2004 abbiamo cominciato una revisione pesticida per pesticida e per darvi un numero siamo passati da 800 principi attivi a 200. Siamo gli unici. In tutte le altre parti del mondo ce ne sono ancora 700-800. Quando si parla, qualche giorno prima mi pare il mio presidente, lei ha citato, si trovano dei residui tossici, ma non è colpa degli OGM, è colpa del fatto che le altre parti del mondo hanno ancora dei pesticidi tossici. Noi abbiamo eliminato i cancerogeni, i teratogeni, i mutageni, i persistenti nell'ambiente, i più accumulabili. Adesso stiamo addirittura eliminando i pesticidi che si chiamano i disturbatori endocriniani, quelli che hanno questo effetto, scusate, disturbatori endocrini, che hanno questo effetto sul sistema ormonale. E siamo anche lì gli unici, da un po' la nostra agricoltura non aveva più pesticidi. Parlate con un agricoltore, noi abbiamo imposto dei costi pazzeschi alla nostra agricoltura perché abbiamo detto vogliamo solo pesticidi estremamente sani. Tenete conto che senza pesticidi non c'è agricoltura, cioè mi potrebbe piacere, mangio organico, ma con organico non sfamo 7 miliardi di persone, quindi senza pesticidi non c'è agricoltura per sfamare il mondo.
cioè ognuno per sfamare quel 5% di persone che ha soldi e che può mangiare organico, cioè diciamocela vera come la storia, d'accordo? È così. Quindi noi siamo stati, abbiamo fatto questo lavoro immenso della revisione dei pesticidi, abbiamo fatto questo lavoro immenso sulla revisione degli additivi alimentari, i famosi numeri che nel film Patrizia non c'era, questa consumatore legge un numero, perché non c'è il nome? Perché il nome dell'additivo è una formula chimica che è lunga due righe, e di nuovo non c'è prodotto industriale che si può produrre senza additivi. Se io mangio fresco, mangio chilometro zero, posso non avere additivi, ma se io voglio mangiare un prodotto che metto in frigorifero, che durerà tre giorni, che può essere prodotto in Toscana e essere esportato in Finlandia, ho bisogno di additivi, ho bisogno di preservanti, ho bisogno anche di coloranti, ho bisogno di emulsionanti. Quindi l'additivo è un elemento essenziale del processo tecnologico. Di nuovo, mangiamo chilometro zero, tutto quello che è fatto nella nostra strada, nel nostro campo, ma di nuovo non possiamo sfamare il mondo così. Anche lì per gli additivi, ogni additivo ha un sito psicologico, ha delle analisi che costano delle cifre incredibili. Cioè da noi per autorizzare un pesticida si parla di teste che costano anche 200 milioni di euro. Cioè, quindi veramente non è che vengono autorizzati alla leggera, e tutti sono stati rivisti uno per uno e vengono continuamente rivisti. Appena si scopre che c'è un pesticida che magari sulla base del principio di precauzione ha un effetto tossicologico, immediatamente viene sospeso. E vi assicuro che il Parlamento, cioè la lobby al Parlamento dei consumatori funziona, voi fate il vostro lavoro, è giusto, ma appunto obbligarci sempre a tenere le nostre leggi up to date e soprattutto che non abbiano alcun rischio. Un altro esempio, qua cercherò, se è difficile, gli OGM. Allora, l'Unione Europea, io non sono né pro né contro, io non ho una posizione personale, ma neanche la posizione dell'Unione Europea ha una posizione personale. Gli OGM sono stati inventati dal processo tecnologico, cioè l'agricoltura nel mondo a un certo punto ha messo appunto questo OGM. Lasciamo dire, produco di più, produco di meno. Gli stessi dati che il collega, ricordo il nome, se non lo voglio citare, che Alberto Gonzelli ha detto, io vi potrei citare gli stessi che dicono il contrario. Cioè il dibattito su gli OGM, produco di più, produco di meno, produco più pesticidi, meno pesticidi, è ancora aperto. C'è il 90% della gente che dice una cosa e il 10% che appunto Alberto che dice il contrario. Ma non diciamo chi ha ragione, d'accordo? L'unica cosa che vi dico è che l'Unione Europea non poteva vietare gli OGM. Dov'è vietare gli OGM? Cioè, gli OGM è un prodotto della tecnologia, non bisogna vietare il treno, vietare il GSM, non si può vietare, d'accordo? Ma l'Unione Europea lo ha regolamentato. Per darvi un esempio, per autorizzare un OGM in Europa ci si mette in media 8-10 anni, ed è per questo che gli Stati Uniti sono arrabbiati con noi, perché ci mettiamo 8 anni in media. Di nuovo, perché si richiedono dossier di valutazione molto estesi, molto profondi, test di media durata, di lunga durata. In America in genere ci si mette 6 mesi a adottare un pesticida, infatti, scusate, un OGM. Gli OGM in America autorizzati sono centinaia, da noi sono qualche decina. Da noi sono autorizzati soltanto mais, quindi mais, soia e colza, e barbabietole da zucchero, ma sono poco usati in Europa. Sono soltanto questi. Noi in Europa non li coltiviamo, all'eccezione della Spagna. La Spagna è l'unico paese che ha deciso di coltivare, ma l'Europa purtroppo li importa. Perché li importa? Perché l'Europa non ha abbastanza mais e soia da nutrire i propri animali. L'Europa è una regione che produce molti animali, polli, galline, buoi, quindi noi abbiamo bisogno di mangimi e li importiamo. E i mangimi che importiamo sono quasi tutti di origine OGM. La soia e il mais sono di origine OGM. È inevitabile, se vogliamo avere un allevamento animale, noi non ce l'abbiamo. Invece in Europa coltiviamo soia e mais, ma la soia e il mais che coltiviamo va tutta nella catena alimentare umana. Perché? Perché quando un OGM viene autorizzato, prendiamo un esempio di una soia, d'accordo? L'autorizzazione è sia per i mangimi che per il cibo, ma se venisse usata per il cibo sarebbe etichettata. Questa è una legge europea, non si cambia, cioè non è che siete imbrogliati come consumatori.
voi. Se un'industria alimentare usa un OGM come leggetina di soia, come mais, lo deve etichettare. E nessuna industria alimentare in Europa etichetta OGM. Perché usa OGM? Perché lo deve mettere in etichetta e sa benissimo che il consumatore europeo non vuole mangiare OGM. Quindi questa è, e questa è legge, non la si cambia, non la cambierai d'accordo in accordo con gli americani, è una legge nostra. Per cambiarla dobbiamo avere 28 paesi che decidono di cambiare posizione, non si torna indietro. È stata una grande vittoria questa dell'etichettatura. Quindi vengono autorizzati, dopo un esame severissimo, si possono usare nei mangimi, nei cibi non vengono usati in Europa e non vengono importati, perché non ci sarà da nessuno, si metterà mai, o lo so, chi a importare in America, in Europa, un confresco di OGM, perché sa benissimo che tanto non si vende. Quindi non sono né usati nella nostra industria alimentare né importati. E vi dico che a meno che la posizione dei consumatori non cambi e voi cambierete, noi cambieremo se ci sarà un vantaggio per noi, questa è la situazione. Per la coltivazione, come ho detto, è diverso. I paesi possono fare, cioè l'Unione Europea dice se un paese vuole coltivare, come la Spagna, tu puoi coltivare. Se un paese non vuole coltivare, perché il suo popolo non lo vuole, perché c'è agricoltura biologica, è libero. Oggi è scritto persino nella legge, no? Lasciamo i paesi liberi decidere come usare il proprio territorio, la propria terra. La terra appartiene al paese e l'Italia, sappiamo già, che ha deciso di non coltivare OGM. Adesso, brevemente, perché vi vorrei prima di parlare due parole del DTP, c'ho ancora 5 minuti? Vorrei dirvi un attimo perché è importante il commercio internazionale. Perché? Perché l'Europa è, a parte il commercio con gli Stati Uniti, ma parliamo del commercio, perché dobbiamo commerciare? Tutti abbiamo il nostro, l'europeo. Dobbiamo commerciare perché l'Europa produce ed esporta, è una grande ricchezza europea, tutto il nostro agrofood, tutti i nostri cibi alimentari che noi esportiamo. Noi esportiamo, noi Italia, ma anche Europa, più di quanto importiamo. Noi in genere l'Europa importa ingredienti primari come cereali, cacao, anche importiamo anche zucchero, cioè elementi di base a basso costo, li trasformiamo e li esportiamo a grande costo. Pensate alla ricchezza del caffè Indy, del caffè Lavazza, di tutti i nostri cioccolati, di tutti i nostri liquori. Noi quindi è una grande ricchezza, il 6% del PIL europeo è l'agrofood. Se noi decidessimo di non importare né esportare, diventiamo più poveri, a parte che perderemo un po', diciamo, di qualche cosa di cui abbiamo bisogno, ma comunque diventiamo più poveri. Quindi questo è il concetto di commercio internazionale. Perché adesso, perché si parla di questo accordo con l'America? Perché l'America è il nostro primo mercato di esportazione. Se noi prendiamo l'alimentare, il primo mercato di esportazione è l'America. Noi esportiamo l'Europa 130 miliardi di euro, di cui 30 vanno in America. E potremmo esportarne ancora di più. Cioè, l'accordo, TTIP, si chiama Transatlantico, l'accordo transnazionale sul commercio, ci interessa perché noi vogliamo esportare di più in America. Non è che vogliamo avere i loro cibi, noi vogliamo noi esportare di più. Ecco perché l'Italia è interessata. Perché tra tutti i paesi europei l'Italia è quella che potrà esportare di più, perché abbiamo prodotti di qualità che gli americani vogliono. Quindi ecco perché. Secondo, e questo lo dico a Paolo, è pubblica la posizione negoziale dell'Unione Europea, è scritta sul web, voi ci potete, insomma, un po' difficile, è scritta, noi abbiamo detto, nero su bianco e non cambia, che le nostre leggi, soprattutto per gli OGM e per gli ormoni, non le negoziamo, non c'è da fare, questa è la nostra legge, non la cambiamo, perché gli ormoni, è vero, da noi gli ormoni sono vietati, gli americani invece usano negli allevamenti gli ormoni, ma noi non la cambiamo, è scritta nero su bianco, deve venire la guerra mondiale perché si cambia, si fica, i 700 parlamentari non ci lasceranno mai cambiare questa legge, voi consumatori, cittadini, non le cambieremo, noi continueremo ad avere un esame molto severo sugli OGM, continueremo a vietare gli ormoni, ma invece noi chiediamo, questa è la nostra posizione negoziale, chiediamo delle cose molto forti all'America, chiediamo di essere riconosciuti come un paese, come un mercato unico, mentre adesso se l'Italia esporta deve negoziare l'Italia, la Finlandia, mentre invece l'America ha accesso al nostro mercato, quindi noi vogliamo che anche noi possiamo negoziare come un mercato unico.
vogliamo che venga riconosciuto che se c'è un problema di frode o di emergenza possiamo identificare la zona e non chiudere tutta l'Europa, perché questo è quello che fanno gli americani non ci lasciano esportare, ma appena c'è una crisi chiudono l'intera Europa, quindi quello che si chiama il principio della regionalizzazione. Terzo, vogliamo che loro tengano conto del benessere animale, che adesso negli Stati Uniti non è tenuto conto, perché per noi è un valore etico, gli animali devono essere allevati, anche macellati, ma secondo dei principi etici. Gli americani non lo fanno, quindi noi chiediamo il benessere animale. E quarta cosa, chiediamo per tutti certi settori che noi non riusciamo a sfruttare delle regole chiare e prevedibili. E queste quattro posizioni, dove sono state richieste, per noi sono fondamentali. Se non le otteniamo, il capitolo alimentare non sarà concluso, se ne concluderanno altri, perché l'accordo di libero scambio non è un mercato unico, Paolo, non parliamo di mercato unico Unione Europea Stati Uniti, non è mercato unico, si parla di aumentare il commercio, ma gli accordi si fanno, se io voglio questo dagli Stati Uniti, loro mi chiedono, non mi chiedono gli ormoni perché sanno benissimo che non si potrà, mi chiedono più rapidità nell'autorizzazione degli OGM, noi gli abbiamo detto comunque la nostra legge è questa, i testi che vogliamo, gli studi sono questi, per cui stiamo negoziando. Vi dico, c'è la più completa trasparenza, è vero che è difficile avere l'informazione, forse voi come cittadini fate fatica a capire questo meccanismo complesso, ma dal punto di vista della trasparenza, dell'accesso ai documenti, ed è questo che chiede l'associazione dei consumatori, voi non potete pigliare una posizione, posso essere dura, ideologica, dovete informarvi, studiare, dopodiché ci attaccate dove volete, ma non delle posizioni ideologiche. E quindi, con questo vorrei chiudere. Io presento una faccia della medaglia, c'è anche l'altra, però spero di avervi un po' riconfortato, diciamo, sull'impegno, serietà e soprattutto controllo democratico del processo che vengono fatti in Unione Europea. Grazie.